Ciao, io sono Davide, benvenuti nel mio canale YouTube. Oggi andiamo a vedere come configurare l'ultima versione del firmware BLLi32 sui nostri ESC e come installare e soprattutto ottimizzare l'RPM filter. Se non l'avete fatto, vi invito a vedere la prima parte di questo video dove cerco di spiegare meglio che cosa sono i filtri in Betaflight e che cos'è l'RPM filter. Mi raccomando, iscrivetevi al canale qui in basso, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei contenuti, mettetemi un mi piace e commentate. Adesso allacciate le cinture perché cominciamo la parte numero 2. Con la versione 4.1 di Betaflight e successive, la configurazione dell'RPM filter è diventata una passeggiata di salute. Io in questo video qui coprirò il tutorial semplificato, quindi relativo alle versioni più attuali di Betaflight. Se avete una versione più vecchia, comunque su YouTube ci sono tonnellate e tonnellate di tutorial che coprono anche la configurazione per la versione di Betaflight precedente, quindi ad esempio la 4.0. Primo passaggio da fare è andare ad installare la BLLi Suite 32, che ci permette di flashare una versione che sia compatibile con il bidirectional D-Shot. Apriamo Google, andiamo a cercare BLLi 32, invio, e questo è il link da cliccare. Scendete in basso nella sezione BLLi 32 Downloads e qui nel link drive.google.com trovate le varie versioni di BLLi Suite 32. Ovviamente quella che prenderò io, avendo come sistema operativo Windows, sarà BLLi Suite 32, la versione 32711, che è la prima in alto a sinistra. Bottone destro, scarica. Caricatela sul vostro computer, la unzippate e a quel punto nella folder principale, come stiamo vedendo, troverete il suo eseguibile, che è BLLi Suite 32.exe. Una volta attivato avete accesso al programma che vi consente di intervenire sulle impostazioni dei vostri ESC e soprattutto di flashare un firmware compatibile col bidirectional D-Shot, che è quello che interessa a noi. Connettiamo l'USB al nostro quad, mi raccomando sempre senza eliche, plughiamo la nostra lipo e in BLLi Suite 32 andiamo a cercare la nostra COM di riferimento, quindi quella relativa al nostro flight controller. Nel mio caso è la COM 4. Effettuate connect e siamo connessi al nostro ESC. Bisogna plaggare la lipo perché ovviamente per comunicare con l'ESC bisogna alimentarlo. Per vedere se tutto quanto funziona bene, cliccate sul red setup in basso a sinistra. Il nostro software ci fa vedere lo stato dei nostri 4 ESC e le sue impostazioni principali. Nel mio caso ho un Olibro Tecco 32 4-in-1 e io ho già flashato l'ultima versione disponibile per i miei ESC, che è la REV 32.7. Se vogliamo flashare l'ultimo firmware, quindi il firmware compatibile con il bidirectional D-Shot, l'ultima versione di BLLi Suite 32, basta andare nella tab ESC Flash e qui sulla nostra sinistra abbiamo il firmware correntemente flashato sui nostri ESC e qui possiamo scegliere la versione del firmware di destinazione. Selezionate l'ultima versione, nel mio caso la 32.7. Selezionando tutte e quattro le checkbox siete in grado di andare a flashare con un clic solo tutti e quattro gli ESC contemporaneamente. Nelle vecchie versioni di BLLi Suite 32 non era possibile farlo e dovevamo stare lì a flashare ogni singolo ESC. Fatta questa procedura, basta premere su Flash Selected Desk ed eccolo lì che all'ipo collegata sul nostro drone parte il flashing dell'ultimo firmware. Aspettate che si conclude l'installazione del firmware, che BLLi Suite 32 effettui la verifica del firmware installato e se tutto a posto possiamo
procedere con questo tutorial. A questo punto abbiamo finalmente la possibilità di utilizzare il bidirectional D-Shot. Disconnettetevi premendo disconnect. Se tutto va bene sentirete il famoso rumore di Betaflight che riavvia i suoi ESC. Per essere sicuri, una volta disconnessi l'USB, quello che faccio io è stacco la lipo e la riattacco per sentire effettivamente all'orecchio se la procedura di riavvio degli ESC è corretta. Apriamo Betaflight Configurator, nel mio caso la versione 10.6.0. Premete il tasto Connect, andiamo su Configuration e basterà attivare lo switch bidirectional D-Shot per attivare in modo automatico l'RPM filter. E adesso andiamo a verificarlo. Nella tab Configuration ricordatevi di selezionare una corretta frequenza del vostro giro e del vostro PID loop che deve essere compatibile con il vostro D-Shot selezionato. Pure qui vi ricordo che in base ai vari algoritmi e ai test effettuati, se selezionate un giro e PID loop frequency di 4 kHz e 4 kHz, questi vanno in combo col D-Shot 300. Se alziamo, quindi arriviamo a 8 kHz e 8 kHz, questi andranno in combo col D-Shot 600. Come faccio a decidere se viaggiare con un D-Shot 300 o un D-Shot 600? Ebbene, qui in basso potete verificare il sovraccarico della vostra CPU. Non deve essere mai molto elevato. Se state sotto i 10, massimo 15%, è cosa gradita. Più bassi siete, meglio è, perché quando andiamo a volare con il nostro quad, questa CPU si alza in modo considerevole, perché è in quel momento che la CPU deve iniziare a effettuare tutti quanti i calcoli delle feature che avete deciso di attivare sul vostro flight controller. Il valore che vi consiglio di utilizzare è quello che vedete nella mia configurazione, che è il D-Shot 300, e il giro update frequency e il PID loop frequency a 4 kHz e 4 kHz. La CPU non si affatica e, andando più veloce nell'elaborazione del dato, migliora, ragazzi, ma migliora veramente di tanto le prestazioni di volo. Mi raccomando, fate attenzione al valore motor pulse che vedete qui, perché questo rappresenta il numero dei magneti che avete all'interno della vostra campana. Quindi pure qui è molto importante andare a contarli, però vi dico già, per i classici motori che utilizziamo sui nostri quad come un 5 pollici o un 6 pollici, in genere i magneti sono sempre 14. Se avete dei motori più piccolini o più grossi, è quello lì che dovete andare a effettuare un conteggio. Quindi basta staccare la vostra campana, mettersi un po' di nastro isolante per segnare il magnete da dove partite a contare, lo ruotate, li contate e andate ad inserire il numero dei vostri magneti in questo campo qui. Così facendo si consente a Betaflight di effettuare un corretto monitoraggio degli RPM, quindi dei giri per minuto di ogni singolo motore. Una volta effettuati questi step, per verificare se l'RPM è attivo e funzionante, basta andare nella tab motori. Vedete qui sotto che ci sono due valori per ognuno dei nostri quattro motori, che sono R, che rappresentano i giri che in quel momento il motore sta effettuando, nel mio caso i motori sono spenti e quindi sta a 0, e rappresenta l'errore che tornano indietro dagli ESC verso il nostro flight controller. Quindi stiamo parlando proprio della feature descritta in precedenza, che è il bidirectional D-Shot. In questo caso il mio errore è al 100%, perché non ho attaccato la mia lipo. Se vado ad attaccare la lipo, questo errore scenderà a 0. Adesso andiamo a collegare la lipo e vedrete che gli errori scenderanno a 0. Eccolo lì che i nostri errori sono scesi a 0. Allora fate molta attenzione a questi valori qui, perché, ritornando al discorso prima dell'ottimizzazione dei kilohertz che state utilizzando nella vostra giro frequency, nel vostro PID loop frequency, se avete scelto un valore un po' elevato per la potenza del processore utilizzato dal vostro flight controller, è proprio qui che è possibile che ogni tanto ci sia una piccola percentuale di errore. Quello altro non è che un pacchetto di dati che si perde per strada nella telemetria
e quindi nella comunicazione con i vostri ESC. È molto 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 importante quindi abbassare le vostre impostazioni, i vostri settings, in modo che questo errore qui sia sempre a zero. Per verificare che tutto sta funzionando, sempre ad eliche tolte ovviamente, non mi stancherò mai di ripetervelo, cliccate questo switch qua, che vuol dire che state capendo quali sono i rischi per attivare i motori mediante il configurator, e siete in grado di muoverli manualmente. Quindi all'IPO collegata, se vado ad alzare il mio master, i miei motori stanno girando e vedete che a video viene rappresentata la velocità, e quindi i giri per minuto, di ogni singolo mio motore, e gli errori sono sempre a zero. Questo vuol dire che tutto sta funzionando correttamente. Torniamo a zero, stacchiamo la LiPo. Una volta selezionata la tab Filter Settings, eccoci arrivati ragazzi alla parte centrale di questo video, che è l'ottimizzazione del nostro RPM filter. Al fine di ottimizzare l'RPM filter, noi ci concentreremo solo sulla sezione giro RPM filter e sulla sezione Dynamic Notch Filter. La sezione giro RPM filter verrà utilizzata da Betaflight principalmente per analizzare le frequenze relative ad ogni singolo motore. La sezione Dynamic Notch Filter, che in precedenza era la sorgente principale di analisi delle frequenze relative ai motori, adesso perde questo significato. Dobbiamo comunque continuare a mantenerla perché ci servirà per analizzare lo spettro delle vibrazioni che sono da contorno a quelle dei motori. Quindi parliamo ad esempio delle risonanze dovute al frame o dovute a movimenti di antenna e via discorrendo. Prima di tutto dobbiamo assicurarci che lo switch del giro RPM filter sia attivo e quindi di colore giallo. Secondo, ci concentreremo nel campo giro RPM filter harmonics number, che di default dovrebbe essere attivo a 3. Questo valore può essere impostato da 1 a 3 e rappresenta la serie di armoniche che abbiamo deciso di attivare nelle nostre impostazioni. Le armoniche le abbiamo già spiegate nella prima parte di questo video. Ad ogni valore di armonica corrispondono 12 filtri, quindi andando a settare un valore di 3 andiamo ad attivare tutti e 36 i filtri dell'RPM filter. Vi consiglio di impostare questo valore ad 1 perché diverse analisi di svariate build 5 pollici hanno confermato che in genere le frequenze coperte dal secondo e il terzo set di filtri possono essere tranquillamente tralasciate. Questo è positivo perché attivando solamente un set di filtri non andiamo a sovraccaricare la CPU. Il processore dovrà effettuare meno calcoli e ne guadagna la prestazione di volo. Il giro RPM filter min frequency rappresenta la frequenza minima rispetto alla quale entra in gioco l'RPM filter. Possiamo lasciare tranquillamente 100, che è il valore di default. Ci spostiamo alla sezione Dynamic Notch Filter. Adesso dobbiamo coprire quelle risonanze a contorno delle frequenze dei motori, quindi parlo di risonanze come il frame che vibra, come non lo so, l'antenna che si muove e via discorrendo. Quindi il Dynamic Notch Filter Range ha tre principali valori. In genere low vanno a coprire il rumore dei motori di build 6 pollici in su, medium riguardano le frequenze di una build a 5 pollici e high in genere sono le build più piccoline, quindi parliamo di 2 o 3 pollici. Per un 5 pollici andremo a impostare questo valore a low, perché andiamo a settare un range che va da 80 a 330 Hz in modo da andare ad escludere le vibrazioni tipiche dei motori e ad andare a lavorare esclusivamente su vibrazioni e frequenze strutturali. Setteremo il Dynamic Notch Width Percent a 0, quindi andiamo
ad escludere eventuali dynamic notch addizionali, in quanto abbiamo già l'RPM filter che ci sta aiutando ad elaborare il rumore proveniente dai motori, e andiamo a tenere un solo dynamic notch che sta lavorando senza andare a sovraccaricare ulteriormente il processore. Infine, il dynamic notch Q e il dynamic notch min hertz rappresenta il range in cui va a lavorare il nostro dynamic notch filter. Valori alti di dynamic notch Q vanno a rendere il nostro filtro dinamico molto più preciso e vanno ad ottimizzare le prestazioni di calcolo. Valori bassi di dynamic notch Q vanno a rendere meno preciso il nostro dynamic notch filter e vanno a degradare le prestazioni. Dato che il nostro dynamic notch filter non è più la sorgente principale per elaborare le frequenze generate dai motori, possiamo andare a impostare un valore più alto, quindi un valore più stretto. Così facendo andiamo sulle frequenze più strutturali dei nostri frame e andiamo a migliorare di tanto le prestazioni del nostro processore. Il range che vi consiglio è quello che va da un dynamic notch min di 100 fino a un dynamic notch Q di 250. A questo punto non vi resta che cliccare su save per registrare le vostre impostazioni. Non vado a trattare in questo video tutti quanti gli altri filtri che vedete e gli slider in alto, perché preferisco trattarli in modo specifico e quindi andrò a fare un video al riguardo. Questi sono i valori che coprono la maggior parte delle build 5 pollici che siamo soliti ad utilizzare. Poi è chiaro che se avete un altro tipo di build, sapete leggere la black box, sapete effettuare a dovere un tuning dei filtri, questi valori possono essere tranquillamente modificati per far sì che si addicano perfettamente alla vostra tipologia di drone. È importantissimo trovare quel corretto valore per ognuno di questi filtri che rappresenta il giusto compromesso tra filtro e prestazioni di volo, perché non sempre andare a filtrare tutte quante le vostre frequenze vuol dire ottimizzare il volo, così come andare a sfiltrare, quindi a eliminare completamente tutti quanti i filtri su una build, non è detto che neanche questo migliori e ottimizzi il volo al massimo, perché i motori si potrebbero scaldare, il lavoro del processore potrebbe essere disturbato dai tanti rumori che riceve in entrata. Tutti coloro quindi che vorranno trovare il giusto compromesso fra filtraggio e totale assenza dei filtri, a mio avviso dovranno imparare ad utilizzare dei software che sono in grado di analizzare i log di volo, come ad esempio il Betaflight Black Box Explorer. RPM filter, ragazzi, è una funzionalità di Betaflight spettacolare, quindi la consiglio vivamente a tutti quanti voi. Tutti a configurare i vostri quad e preparatevi per quando ci daranno la libera uscita, perché sta quarantena ci ha rotto le scatole a tutti. Dai! Yeah!